perché è difficile dimenticare un posto come la Bellerou. La conoscenza è dovuta alla mia curiosità di umorista, perché l'umorista deve essere curioso per forza. Passavo per caso nella via, qua, appunto assolutamente poco vivibile di allora, ho sentito a un certo punto dei rumori. Quando io sento dei rumori devo affacciarmi. E allora mi sono affacciato e ho visto una signora distinta, ma in tutta, col cappello, perché stava lavorando all'interno di questo locale che io non conoscevo. Ovviamente nessuno conosceva Bologna, credo che fosse da secoli, nessuno entrava in quel bugigattolo, che poi è un grosso bugigattolo. Lei mi guarda, io la guardo, la saluto, mi fa venga, venga. Subito ci siamo dati del tu, subito dopo, perché metteva a proprio agio le persone. Ecco, io posso dire tranquillamente che in una Bologna non ancora sporca, dentro e fuori, come quella di adesso, la Bellerou ha rappresentato una luce. Quindi sembrava che la Bologna di allora, non ancora sporca, fosse sporchissima entrando nella Bellerou, perché uno faceva proprio, entravi in un altro mondo, entravi dentro, ti trovavi in famiglia, in un ambiente dove c'era il camino acceso, ovviamente d'inverno, era sempre acceso il camino, ho questo ricordo. Guarda, del camino acceso. Perché era una sua passione. Ma era una roba stupenda, sì. Con la legna che ardeva, con la gente attorno al camino, e si instaurava un clima che difficilmente si poteva riscontrare da altre parti. Lei era una persona indimenticabile, infatti quando ho avuto l'invito, io ho accettato il volo, perché un ricordo di me, grazie, non si può non ricordare. E ho passato tante serate lì, ovvio che a Bologna bene o male tutti i locali hanno una vignetta, perché sono un maniaco, quando io trovo del bianco lascio il segno, ma lì mi è piaciuto lasciare ulteriormente anche di più i miei segni, perché erano segni in un clima assolutamente ideale. Ho lavorato nell'osteria, però siamo amiche proprio di famiglia, e ricordo appunto nell'82, quando la Grazia ha cominciato questa attività, e io e Leva andavamo alle scuole superiori, quindi mi sono un po' sorpresa, perché con due ragazzi relativamente piccoli, anche la Silvia non era tanto più grande, che questa donna volesse cominciare un'attività notturna, lasciando a casa la sera questi ragazzi. Io spesso dormivo a casa loro, e questa donna prendeva, usciva, andava a lavorare la sera, oltre lavorava anche di giorno, perché fai la spesa, vai a preparare le cose, vai a fare le pulizie, eccetera. Era un'impresa che la prendeva a tempo pieno. E però ricordo, facciamo un passo indietro, per avere la licenza degli alcolici, per aprire l'osteria, il comune l'aveva messa in una specie di container a Porta San Mamolo a vendere, faceva la latteria. Solo che lei l'aveva presa, diciamo, seriamente fino a un certo punto, perché di fatto aveva 4 brick di latte e basta. Per cui mi ricordo una volta eravamo con Leva a salutarla, è arrivata una signora, voleva un po' di latte e lei aveva solamente un tipo di latte e nient'altro, però stava lì tutti i giorni per riuscire ad avere la sua licenza per gli alcolici in questo container a Porta San Mamolo. Al freddo, sì, era tutta vestita, bardata, va bene. Comunque è riuscita ad aprire questa osteria, che è aperto nell'82, e come diceva Zapp, è riuscita subito a dare questa impronta che ha sempre dato a qualunque cosa lei abbia fatto, fosse l'osteria, fosse
fosse il bed and breakfast a Bagnarola di Budrio, le sue case, questo ambiente caldo, accogliente, questa atmosfera sempre accudente, il camino sempre acceso, questa è una cosa che penso ricorderanno tutti, questa atmosfera veramente invitante, di, come di essere a casa, si entrava in questa osteria e sembrava di essere a casa, c'era la gente che giocava a carte. Era veramente una bellissima atmosfera, lei ci metteva veramente il cuore, ha sempre fatto tutto col cuore, un vulcano di idee e così è stata sempre tutta la sua vita, al di là dell'osteria, al di là di questa semplice cosa, la Grazia ha sempre fatto tutto.